Oggi sono qua in una postazione un po' strana perché voglio mostrarvi la mia postazione make-up, yeah! Nulla di troppo fancy, non temete, come potete vedere è una postazione molto molto semplice, composta da un tavolo, uno specchio e vari trucchi. Adesso vi mostrerò più nel dettaglio come è fatta, che cosa utilizzo per truccarmi ed essenzialmente tutti i trucchi della mia collezione. Questa è la mia postazione make-up, composta essenzialmente da un tavolino e una sedia. La sedia non è mia, non è nemmeno troppo carina, è una di quelle pieghevoli, ma ho cercato di renderla un po' più mia aggiungendo un cuscino. Questo tavolino l'ho preso invece da Ikea ed è stato uno dei miei primi acquisti qua nella casa nuova. È stato un investimento che ho deciso di fare perché mi piace molto il colore, il tipo di legno. Come vedete ha una struttura tipo in ferro, le gambe bianche e il ripiano sopra con tre cassetti. È abbastanza sottile, però mi piace molto, ha un aspetto veramente elegante, un domani potrò utilizzarlo anche come una scrivania o per qualsiasi altra cosa, non solo per il trucco. Direi di partire con le cose che ci sono sopra il tavolo e poi vedere i singoli cassetti. La prima cosa è questo specchio che mi ha regalato mia sorella un po' di anni fa ormai ed è uno di quegli specchi che ovviamente si apre. Ciao. E si illumina qua attorno semplicemente spingendo qua. Adesso è spento, poi ha le batterie scariche, sembra. Vediamo un po', no, un pochettino si vede che appunto si illumina ed è comodissimo per truccarsi. Ai piedi dello specchio c'è poi uno spazio piccolino dove tengo alcune delle cose che utilizzo sempre, ovvero un lip balm, questo è di MAC, il mio primer occhi di Urban Decay, non potrei vivere senza, e poi ho un paio di pinzette. Da quest'altra parte ci sono invece i pennelli, alcuni di questi sono da lavare, ma semplicemente perché mi sono truccata oggi, quindi penso che sia abbastanza normale. Qua poi c'è un temperino. Tengo tutti i pennelli in questo bicchiere di Starbucks. Era un'edizione natalizia che ho preso a Budapest un po' di anni fa ormai, però mi piaceva molto, mi piacciono i bicchieri di questo genere e sono comodi per tenere insomma tutti i pennelli. Poi qua in mezzo c'è anche qualche matita labbra che utilizzo un po' più raramente, però ecco. C'è poi la mia spugnetta di Real Techniques assieme alla Cipria Peach Perfect di Too Faced. Mi stavo dimenticando di farvi vedere i miei pennelli preferiti, ovviamente non li faccio vedere tutti perché non ha molto senso. Comunque quelli che utilizzo di più sono questo per stendere il correttore, è il 286 di MAC. Per il viso tendo a stendere il fondotinta, la BB cream, soprattutto con le mani o la spugnetta. Ultimamente sto riutilizzando questo pennello di Kiko, che era un'edizione limitata di un sacco di anni fa. Il miglior pennello per sfumatura è questo di Zoeva, il 228. Adesso lo vedete un po' sporco, ma è super morbido e penso che stenda veramente molto molto bene l'ombretto. Per terra e blush uso questo di Kiko, dovrebbe essere il numero 10, molto semplice, angolato, abbastanza morbido. L'illuminante lo stendo con questo pennello di Nabla, che secondo me è perfetto ed è veramente super super fluffy. La cipria la metto con questo pennello di Nabla, enorme e super super morbido. Altri pennelli per gli ombretti li uso veramente a caso, ne ho un po' di Kiko, ne ho un altro a punta di Zoeva, ma uso tantissimo le mani, devo essere sincera. Qua dietro ci sono dei setting spray, questo è di Glam Glow Glow Setter. Qua c'è scritto acqua di vita, una confezione Lush, ma dentro ci ho messo il setting spray di Too Faced, sempre della linea Peach Perfect. Insomma, l'erogatore si era rotto e quindi l'ho trasferito qua. In questa tazza che ho trovato invece in una delle primissime Rebel Box, se non proprio la prima prima, intanto qua c'è un campioncino di profumo J'adore Dior, che tengo qua più per estetica, diciamo. Qua comunque tengo tutti i mascara barra eyeliner e sì, ho un po' troppi mascara probabilmente. Questo ad esempio è un primer, ne ho anche un altro, questa mini taglia è sempre un primer, anche se non lo mette a fuoco. Questo l'ho appena aperto e ha un effetto molto naturale, questo è un po' più intenso ma
comunque non ai livelli del mio mascara preferito. Questo in realtà mi si è seccato e lo devo buttare, non ho ancora avuto il coraggio di buttarlo però. Ci sono poi delle matite, questa è un'altra matita labbra, la rimetto di qua. Ci sono delle matite occhi, ci sono poi due tinte labbra, queste sono di Kat Von D, Lolita e Mother, questo più rosaceo diciamo. Anche questo è tipo un lucida labbra rosso con Gudetama, molto molto carino. C'è la matita per le sopracciglia, il primer per le sopracciglia, ovvero il Brow Conditioning Primer. Ho poi un ombretto liquido di Nabla, molto molto carino. C'è anche un eyeliner dorato, questo non è di Nabla, è di... ah sì, è di Nabla. Ogni tanto mi dimentico le cose. Comunque questo è un eyeliner rose gold, molto molto carino per l'estate. E niente, anche questo è un eyeliner. C'è qualche matita nera, alcune sono ancora impacchettate perché erano in confezioni regalo, quindi finché non ne smaltisco un po' non le apro. Questo insomma è quello che è da questa parte. Dall'altra ci sono tutti i rossetti lucida labbra, sono aumentati un po' nel corso del tempo, infatti non mi ci stanno più in questa in questo contenitore, diciamo, fatto apposta per i rossetti. L'avevo trovato tipo su Amazon in plastica. Ho una serie di rossetti MAC, ne ho alcuni di Urban Decay, ne ho tre di Dior, uno in realtà è tipo lucida labbra. Ci sono poi i rossetti liquidi di Nabla e un loro lucida labbra, rossetto liquido lucida labbra di Jeffree Star, il mio rossetto nude diciamo preferito Yves Saint Laurent, molto idratante. Questo è un rossetto molto particolare di Lancôme, tipo l'applicatore è una spugnetta. C'è poi un lucida labbra di NARS molto brillantinato. Questo è di Make Up For Ever, è completamente nude. E poi un rossetto Lancôme. Qua dietro invece c'è un fondotinta liquido Nude Air di Dior. Diciamo che fra i miei rossetti preferiti ci sono, come vi dicevo, questo di Yves Saint Laurent, che è molto idratante ed è praticamente il colore delle mie labbra, leggermente più aranciato rosino, comunque è molto molto bello, mi piace molto. Adoro anche Celebrity Skin di Jeffree Star, è molto molto confortevole sulle mie labbra, leggermente marroncino, comunque sempre sul nude. Quando non so cosa mettere mi piace molto utilizzare quello, oppure Blair, che è leggermente più pescato, o Sweet Gravity, che è invece un po' più marroncino. Comunque tutti e due questi sono di Nabla e sono fra i miei preferiti. Altri rossetti che adoro: Velvet Teddy di MAC, sempre nude marroncino. Sono quelli un po' più facili diciamo da indossare, anche se uno dei miei preferiti di sempre di MAC è lui, Heroin, che è un colore viola molto molto acceso e sempre sul matte, sono diciamo è il finish che preferisco. Anche Mer mi piace veramente tanto come colore, un po' più rosso e intenso rispetto ai nude soliti che utilizzo. Ci sono dei periodi in cui vado veramente in fissa. E poi anche Please Me piace molto, un po' più rosato, sempre sul nude però più rosato. Passando ora ai cassetti, in questo primo ho tutti i prodotti per la base più delle confezioni non aperte. Ah, premetto che non ho messo a posto per farvi vedere la postazione tutta bella organizzata, pulita e sistemata. Questo è il suo aspetto normale, non ho riorganizzato nulla. Comunque in questo cassetto c'è una BB cream di Kiko che ho preso recentemente, di una colorazione abbastanza scura perché mi sono abbronzata, quindi l'ho comprata per questo motivo, per adesso mi ci trovo bene. L'unico primer viso che ho è il Professional. Ho poi una BB cream di Dior che è praticamente finita, per adesso è comunque troppo chiara per me. Una confezione che devo ancora aprire del Brow Setter, che mi piace molto sempre, di Benefit. Questo fondotinta di Dior è in mousse, per adesso è troppo chiara, infatti lo uso più in inverno. Qua poi c'è qualche correttore, questo in realtà dovrei buttarlo, me lo dimentico sempre. Era un'edizione limitata di Urban Decay Naked Skin, questa era la colorazione medium che utilizzavo soprattutto per le occhiaie, perché è un po' più aranciato, anche se in questo periodo è più o meno del mio colore, ma è praticamente finito. Poi un altro correttore che mi piace molto per il viso, non per le occhiaie, è il Dior Skin Forever Undercover. Io utilizzo il 22 022. Qua c'è dello scotch perché ce l'ha anche mia sorella, quindi per
insomma, per distinguercelo quando ancora vivevamo assieme, avevamo messo dello scotch sul mio. Poi mi sta piacendo molto questo correttore di Nabla. Io ho il Light Peach, sempre per la zona occhiaie, e poi ho l'Ultra HD di Make Up For Ever, che in questo momento non sto utilizzando perché è un correttore illuminante, è un po' troppo chiaro per adesso per me, che ho nella colorazione sempre 22. Più indietro c'è il fondotinta che sto amando nell'ultimo periodo, ovvero il Close Up Futuristic Foundation di Nabla. Io ce l'ho nella colorazione L40, però in questo momento è troppo chiaro. Contate che questa è tipo la quarta colorazione nella loro scala, quindi chiara, ma forse la più scura fra i chiari, e adesso io sono di questo colore qua. Quindi è veramente troppo chiaro per me in questo momento. Qua c'è qualche campioncino, questa è una BB cream, anche questo è un fondotinta, penso di NARS. Questo mi piace tantissimo, se è quello che penso, è un primer illuminante viso, leggermente aranciato, luminoso. L'estate scorsa l'ho usato un casino, avevo un altro campioncino molto molto bello. Qua un pennellino tipo da viaggio di Dior. Le uniche ciglia finte che posseggo sono queste di Essence, sono magnetiche e le trovo favolose perché odio la colla per sopracciglia, per ciglia finte, scusate. Qui ho il mio mascara preferito di sempre, ovvero le Volume de Chanel, di Chanel per l'appunto, ma aspetto ad aprirlo perché come avete visto ho ancora qualche mascara aperto. E qui niente, ho un po' di elastici e forcine. Qua dietro vedo che c'è qualcosa. Ah sì, c'è sempre un campioncino, questa volta è una crema. Secondo cassetto, qua ci sono i prodotti sempre per il viso in polvere, tipo cipria, terra. Questa è una cipria di MAC, Medium, Mineralize Skin Finish. È abbastanza vissuta perché la uso molto spesso ed è praticamente l'unica cipria che uso, assieme ultimamente a questa di Gudetama, che dovrebbe essere una cipria opacizzante, serve ad assorbire un po' il sebo. Mi piace molto perché mi sembra che abbia un effetto quasi minimizzante dei pori. Qua vabbè c'è un po' di casino, ma come vi ho detto non ho sistemato perché volevo farvi vedere la postazione così com'è tutto l'anno. Questo è vuoto, c'era dentro un blush di Nabla che adesso vi faccio vedere perché l'ho spostato in un'altra palette. L'illuminante di Becca, questo è quello che utilizzo tutti i giorni, molto molto bello. E questa è una mini taglia perché è un illuminante molto molto costoso, però mi sta piacendo molto. Questo blush in estate è l'unico blush che utilizzo, è bellissimo, bellissimo. Non rende moltissimo qua in videocamera, ma è stupendo, è tipo rosa pescato con dei brillantini d'oro. Questa terra, mi vergogno a farla vedere, è super vissuta, che ce l'ho da un po' di tempo, ha fatto anche il buco. Comunque è l'unica terra che utilizzo e la trovo fantastica, si sfuma molto molto facilmente. Altro blush, questo è di MAC, Mocha. Poi ho due palettine che mi sono composta io. Allora, la prima è di Nabla, all'interno ci sono due terre di Mulac. Ci sono poi due ombretti Nabla e un illuminante e un blush sempre di Nabla. Questo è il mio ombretto preferito di sempre, Alchemy. Questo è un blush che utilizzo sempre, praticamente tutto l'anno, ed è Kendra. Questo illuminante è invece la delusione più grande, secondo me, perché su di me non si vede praticamente per niente. L'altra palettina un po' sporca, scusate, che ho composto io è di Wycon. E ci sono degli ombretti Nabla, fra i miei preferiti. Qua ci sono sicuramente questi due opachi, a me piacciono tantissimo sui toni freddi del viola, quindi sono i miei preferiti. Altri due blush di Nabla, uno pescato, uno molto intenso sul rosso, e questo è un illuminante invece di Mulac. Altra delusione perché su di me non è così tanto luminoso e dorato, cioè si vede veramente poco rispetto ad esempio a questo qua di Becca, quindi sono rimasta un po' male. Ultimo cassetto dedicato alle palette. In realtà qua c'è un unico ombretto sfuso, che non usava più mia sorella. Io l'ho raccattato, ma ancora non l'ho mai utilizzato, quindi boh. Però ecco, diciamo che questo cassetto è dedicato alle palettine. Allora, innanzitutto qua sopra abbiamo le due
Cutie Palette di Nabla. Questa la sto portando ovunque se vado in viaggio, è quella che mi porto dietro perché sono i toni che utilizzo di più ultimamente, sono molto sul nude. Questa però fra le due secondo me è la più bella e particolare, anche se appunto ultimamente non la sto sfruttando tantissimo. Piacciono molto i colori, l'unica cosa è che questo non è così arancione come sembra, è molto trasparente come base, quindi sono rimasta un po' male di questo, ma per il resto mi piacciono molto i colori. Un'altra delle mie palettine preferite sicuramente la Sweet Peach di Too Faced. Non sembra molto vissuta, ma vi giuro che per un periodo utilizzavo sempre solo questa. Dal fare qualcosa di super naturale a usare il pesca, a usare il verde, anche se questo è molto grigio su di me, non risalta il verde. Poi fa un profumo veramente buono. La mia prima palette occhi, la Naked, la prima, anche questa è abbastanza vissuta, anche se non sembra perché tengo molto alle mie cose. Non ho pulito le palette per questo video perché le pulisco regolarmente, cioè ci tengo comunque all'ordine, alla pulizia, e questa è una delle più utilizzate da me. Ultimamente la uso in realtà poco, però è stata la mia prima palette occhi. Ho poi una palettina di Huda, questa è tutta sui toni del blu, adoro follemente, quest'estate la sto utilizzando tantissimo, sono proprio in fissa con i colori del blu, è veramente spettacolare secondo me, anche se da sola faccio fatica ad utilizzarla, di solito mi porto dietro sempre un'altra palette per utilizzare almeno un marroncino. Questa è un'altra delle mie palette preferite, la Norlina di Anastasia. È pazzesca secondo me perché è molto incentrata sui toni freddi, anche se non è completamente fredda perché ci sono dei colori secondo me anche un po' più caldi. Poi vabbè, ci sono un paio di viola secondo me strepitosi, e questi due colori sono i miei preferiti per fare le sfumature, cioè non importa che cosa faccio utilizzo sempre questi due, perché questo secondo me è il marrone neutro perfetto per il mio tipo di pelle, insomma per il mio incarnato. E questa è la sua variante più fredda, diciamo. Ultima palettina, la Soul Blooming di Nabla. Anche questa mi piace molto, devo dire, soprattutto utilizzo Garden Gate, che è una versione più soft, diciamo, di Alchemy. Anche Flowery mi piace abbastanza, non è molto intenso, però diciamo che utilizzo di più Climbing Rose e i toni un po' più, diciamo, marroncini, ovvero Middle Karma e Gea. E avevo fatto anche un video in cui vi mostravo il mio trucco peachy e avevo utilizzato questo colore che sembra rosa ma su di me è molto molto pesca, quindi mi truccavo sempre con questo colore l'estate scorsa, sempre questo, utilizzando questo e un po' di questo, basta. Tutto qua insomma, questa era la mia postazione make up e tutti i miei trucchi. Fatemi ovviamente sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, se avete anche voi una postazione tutta dedicata al trucco, o se vi truccate ad esempio in bagno o dove capita, basta che ci sia uno specchio. Insomma, fatemi sapere quali sono le vostre abitudini quando giunge il momento di truccarvi. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo martedì con un nuovo video. Ciao!